Dopo aver visto l'allevamento, ci spostiamo dove arriva il latte e siamo qui con una dei titolari del caseificio Sant'Anna, è Vittoria Sanna. E Vittoria, allora, dove arriva il latte e che percorso fa una volta che è arrivato qui nel caseificio? Allora, una volta che arriva qui, il latte viene messo nel refrigeratore, quindi viene conservato lì. Normalmente lo portiamo la sera prima della produzione. Viene messo lì, passa attraverso la tubatura e arriva al pastorizzatore. Qui viene per trattamento termico. A che temperatura viene? Normalmente la pastorizzazione la facciamo sui 70-72 gradi, non c'è bisogno di farla più alta perché è il nostro latte, quindi siamo sicuri in partenza che un latte pulito e sano. 70-72 ci dà quel minimo di garanzia e va benissimo. A volte non facciamo la pastorizzazione, facciamo il pecorino al latte crudo, che è il pecorino che non subisce il trattamento termico. Certo. Quindi il latte poi finisce direttamente nelle polivalenti. Arriva qui già alla temperatura che vogliamo, normalmente la temperatura di uscita per coagularlo è intorno ai 36 gradi, vengono aggiunti i fermenti lattici e dopo un'oretta circa di pausa, di sosta, viene aggiunto il caglio. Scusami Vittoria, si chiamano polivalenti perché ovviamente sarà possibile ottenere vari tipi di, certo, di formaggi. Perché si possono utilizzare anche in vario modo, c'è un intercapedine e quindi qui si può anche scaldare il latte. Infatti quando facciamo il pecorino al latte crudo, il latte arriva direttamente dal refrigeratore, viene immesso qui e qui viene scaldato senza subire il trattamento termico che avviene nel pastorizzatore. Benissimo. E da qui, dopo l'aggiunta del caglio? L'aggiunta del caglio, una volta che si è coagulato il latte, quindi che si è formata la massa di cagliata, viene frantumata, qui avviene quasi tutto in modo meccanico, perché queste sono polivalenti da 1000 litri, quindi ci possono 1000 litri, vuol dire che è quasi pieno, che tanto farla manuale, la rottura della cagliata è un po' faticosa, invece abbiamo le linee da mettere, parte il motore e gira, e la rottura avviene in base a quello che noi vogliamo fare. Se vogliamo fare un formaggio da stagionare, facciamo la rottura a pezzi più piccoli, in modo che più siano rondi dalla forma, insomma, dalla cagliata. Mentre invece, se vogliamo ottenere un pecorino a pasta morbida, più delicato, più soffice, facciamo i pezzi più grossi. Questa è la differenza. Benissimo. E da lì poi vediamo qua che c'è un'altra vasca. Una volta che la cagliata è pronta, viene rotta, la rottura della cagliata serve per separare dalla parte solida, che è quella che diventa formaggio, dalla parte liquida, che è il siero, che serve per fare altro. Questo è un tavolo di lavorazione, tutti gli stampi, le griglie vengono abbassate. Seconda delle di quello che vogliamo fare. Se vogliamo fare le forme da stagionare, utilizziamo questi stampi qui. Vengono delle forme intorno a tra 1,5 kg e 2 kg di peso. Se vogliamo fare i marzolini, il formaggio che viene fatto adesso nel periodo primaverile, formettine da 0,5 kg, 700 grammi massimo, utilizziamo questi. Per fare il pecorino, quello morbido, diciamo da consumare fresco, nell'arco di un mese e mezzo, utilizziamo invece questi stampi. Benissimo. E invece quella strana grigliatura che vedo là, a cosa questa serve? Questa si chiama tramoggia, queste qui sono le tramogge, e servono per appoggiare sopra gli stampi. Una volta che abbiamo riempito tutto il tavolo con gli stampi, vengono messe sopra in modo che stiano ferme, e la tagliata viene convogliata su quelle tramogge e poi distribuita tutto manualmente all'interno degli stampi. Un tavolo riesce, c'entrano circa 80 stampi, quindi si possono fare 80 forme di formaggio, di quelli più grandi. Di quelli più grandi, benissimo. E poi da qui dove va? Allora, a questo punto, una volta che viene lavorato, quindi pressato con le mani, in modo da ad aiutarlo nello spurgo del siero, la forma viene rivoltata più volte all'interno dello stampo, di nuovo pigiato. Questo va fatto molto velocemente in modo che non si raffreddi il formaggio. Il tutto viene messo in un carrello
e messa all'interno di questa stanza. Questa è la camera calda. Questo è il carrello, vedere il filo di formaggio. Questa è la sauna del formaggio. Questa stanza si riempie, si chiude la porta, si accende il pulsante e parte il vapore, e con il vapore questa stanza si riscalda, arriva una temperatura intorno a 27-28 gradi e qui il formaggio continua a spurgare, cioè continua a mandare a far sgrondare tutto il siero che c'è all'interno, rimanendo a questa temperatura, perché è fondamentale, e ci rimane per 2, 3, 5 ore, dipende da che tipo di prodotto vogliamo ottenere. Benissimo. E poi vedo tantissime sale, cosa accade dopo? Dopodiché il formaggio viene trasferito nelle celle frigo. Questa è la prima cella, che si chiama cella di asciugatura, in cui il formaggio, dopo che è stato salato, viene messo in questa cella, e qui partono delle ventole particolari sia di raffreddamento che di riscaldamento, quindi asciuga il formaggio in modo molto uniforme. Qui partiamo, c'è un profumo che purtroppo non si può trasmettere, dal formaggio fatto giovedì, quindi due giorni, è abbastanza solido, due giorni. Vediamo questo invece di lunedì, abbiamo già le forme morbide. Abbiamo fatto un po' di mazzolini. E poi altre forme da stagionare. Vedete che già ha preso un po' di colore. Certo. Il formaggio non è trattato con nessun prodotto, quindi fa tranquillamente la sua muffa. Eccola qua. Come si toglie la muffa? La muffa si toglie lavando il formaggio con acqua tiepida. Ovviamente chi fa il prodotto non trattato come noi, c'è molto più lavoro, quindi questa fase richiede molto più lavoro. Fino a quando il formaggio non ha fatto completamente la crosticina, la buccia, si forma la muffa, quindi va lavato anche una volta a settimana. E quindi immagino poi ci sarà la stagionatura, o avviene qua? Allora, qui il formaggio rimane per, diciamo, 15 giorni, non di più. Ecco, vedete, questo è il 15 febbraio, quindi ancora non ha neanche un mese e si è già formata la crosticina, la buccia. Dopodiché viene trasferita nell'altra cella, dove invece inizia la maturazione e stagionatura. Tutto questo formaggio, ovviamente tutte queste partite di prodotto devono essere identificate. Ecco qua, questa è la carta d'identità del formaggio. E questa serve per la rintracciabilità. Ci spiega esattamente, certo, cosa sono questi numeri, immagino. Allora, L sta per lotto. Quindi questo è l'8 16 del 2021. Che cosa significa? Significa che è la sedicesima lavorazione dell'anno 2021. Ogni anno nuovo si parte da 1 fino alla fine dell'anno. Che cosa abbiamo prodotto? FR sono formaggi freschi, sta per morbido, 59 forme. MA marzolino, ne abbiamo fatti 26. ST le forme più alte da stagionare, 63. E la data di produzione. Tutto questo poi viene riportato nei registri ed è a disposizione di chiunque venga a controllare. Noi dobbiamo essere in grado di tracciare questo prodotto lungo il suo percorso fino alla fine della sua vita, quindi da quando nasce a quando viene consumato, cioè mangiato. Il numero di lotto viene riportato sia sulle etichette che sia sui documenti di vendita, quindi così riusciamo, per qualsiasi problema dovesse avvenire, riusciamo a risalire a questa produzione, a che cosa abbiamo fatto, che cosa abbiamo utilizzato, tutti i prodotti che vengono utilizzati. Quindi sappiamo che quantità di latte lavorato, sappiamo il lotto dei fermenti, del caglio, il lotto del sale, tutto tracciato fino alla fine, e a chi abbiamo venduto poi questo prodotto. Certamente, come del resto prevede dello scopo della rintracciabilità degli alimenti. Allora adesso ci spostiamo nella sala di maturazione. Nella stanza di stagionatura.
o meno la temperatura siamo sempre sui 12 gradi, 12-13 gradi. Qui il profumo è davvero eccellente, diverso rispetto all'altra sala. Vediamo sempre il lotto che si viene portato dietro, tutta per garantire la rintracciabilità. Qui siamo una delle prime produzioni dell'anno. Quindi primo febbraio, vediamo. Primo febbraio abbiamo fatto lo 0821 e il numero delle forme. Ma c'è un profumo veramente fantastico. La muffa, ripeto, man mano che stagiona non succede nulla, quindi ogni tanto più è stagionato e meno laviamo le forme di formaggio, vanno lavate molto di più all'inizio, diciamo nei primi 15-20 giorni, anche un mese. Poi può rimanere anche con la muffa e viene tolto ovviamente prima di essere venduto. Della viene lavato e anche asciugato prima di riportare? Si asciuga da sole, normalmente li asciughiamo da sole, si mettono su un tavolo lungo in verticale e l'acqua sgronda. Benissimo, allora quindi da qui passiamo, poi avete anche un punto vendita, un punto per la vendita diretta del formaggio ormai pronto. E ci spostiamo quindi nel punto vendita aziendale. Eccoci qui, vediamo un bellissimo bancone dove ci sono molte produzioni, ci sono le etichette che possiamo vedere dove è appunto riportato il lotto. Sì, anche qui è importante per quanto riguarda la vendita diretta riuscire a, è un po' più complicato ovviamente vendere direttamente al consumatore che all'ingrosso, perché all'ingrosso hai il documento di trasporto, la fattura, al consumatore no, quindi sapere che oggi abbiamo venduto il lotto 61 del 2020, abbiamo venduto il lotto 24 del 2020, il lotto 12 2021 è importante. Benissimo. Qui si chiude praticamente la filiera, c'è poi un punto di degustazione al piano superiore, dove ora ci spostiamo. Allora Vittoria, dopo aver visto come si preparano i vostri stupendi prodotti di formaggi e creme eccetera, vediamo dove si degustano. Abbiamo qui una bellissima sala e ci sai dire chi sono gli ospiti e chi viene a consumare il prodotto direttamente in azienda? Allora, per quanto riguarda le degustazioni, la maggior parte sono clienti americani, russi, sudamericani, stanno arrivando in ultimi anni, vengono tutti accompagnati. Fanno la visita guidata giù, ovviamente visitano anche Siena, la città, tutto quello che c'è da visitare, e poi sono affascinati da questo mondo del formaggio che la maggior parte di loro non conosce, in particolare i pecorini e i pecorini artigianali. Quindi gli spieghiamo un po' come viene la produzione, l'allevamento degli animali, e sono sempre molto curiosi di tutto questo. Quindi sono turisti, ma ci sono anche, immagino, dei clienti abituali che servite, che preferiscono venire direttamente in azienda ad acquistare il prodotto. Certo, la maggior parte dei nostri clienti, diciamo che un buon 80% lavoriamo in vendita diretta con il cliente locale tutto l'anno, e alcuni di loro ci chiedono anche di organizzare delle cene, quindi facciamo delle cene con menù toscano, ma anche con menù sardo. E il senese in particolare ovviamente non vuole la degustazione, ma vuole il pranzo o una bella cena, tanto di maialetto e agnello arrosto. Benissimo, quindi ecco qui una dimostrazione del chilometro zero, cioè la tracciabilità si attua su tutta la filiera, dalla produzione, dove abbiamo visto l'allevamento all'esterno, alla trasformazione del formaggio, fino alla degustazione e poi la vendita diretta.